Guarda il ciccione maledetto adesso. E adesso schiva i colpi! Schiva i colpi! Occupa una massa più grande della Corsica che schiva i colpi! Ok ragazzi, prima di andare verso la palestra volevo in realtà esplorare un attimino l'intera città, perché mi è stato detto che se la esploro posso trovare, ma tipo devo esplorarla bene, non come la esploro io di solito, posso trovare degli strumenti molto molto utili. Proviamo a entrare qua dentro, non abbiamo avuto il tempo di esplorare tantissimo, però ad esempio tipo nei cesti... Ve l'ho detto ragazzi, sarebbe stato molto utile. Diamola subitissimo a Brando. Sono 5 PS, nulla di che, però ci tornerà utile in futuro. È possibile che magari al piano di sopra, e per piano di sopra intendo questo, ci sia qualcosa di... Ah vaffanculo, una canzone di merda del Pokégear. Fuggi, fuggi, fuggi. Qua se non ricordo male, a quanto mi hanno detto, dovrebbe esserci qualcosa in questa casa qua, che non abbiamo mai esplorato così tanto bene. Ok, mi puzza quel forno. Ora, credo che il lavabo non sia raggiungibile, però questo forno qua sì. Ok, c'è dentro qualcosa. Oddio. Ma che... Questo è un Pokémon nel forno? Sembra... Oddio. Sembra un Farfetch. Madonna, l'hanno cucinato il signore. Sembra che qualcuno l'abbia preparato prima che... prima che fosse messo nel forno. Come può qualcuno mangiare un Pokémon? Ok, però... Merda, non ci ha dato nulla. Possibile che... Ok? Che cos'è qui? C'è... Oh, una note. Ok. Sembra che il tetto... Oddio. Sembra che il testo sia stato scritto col sangue. Oh merda, è in spagnolo. Usted gordo bastardo, brutto bastardo ciccione. Mi hai utilizzato come esca per i non morti. Solo para che pueda salvar su... Solo che possa salvare il suo culo, insomma. Mi hanno morso. So che diventerò una persona infetta. Però te lo prometto. Ti cercherò e ti concerò allo stesso modo, insomma. Con sus últimas fuerzas que escribí esa, este mensaje. Ho scritto con le mie ultime forze questo messaggio. Spero che qualcuno lo trovi. Joe. Non so cosa voglia dire. Lo so io, raga. Per fortuna... ho la fortuna, fra virgolette, di studiare un linguistico. Quindi so circa 3-4 lingue. Tra le quali lo spagnolo. Ok, nulla di eccezionale però. Ma aspettavo di meglio, sinceramente. Dove... Dov'è il cadavere di Susanna? È scomparsa, è diventata zombie. Che merda, se è diventata zombie... Minchia, se esco me la ritrovo, raga, sclero male. No, ok, non c'è. O meglio, non sembra esserci. Fermi un attimo, ok. Questa qua è la casa dove dovevamo entrare all'inizio episodio. Antidoto. Pozione. Bacca, perfetto. Allora, dovremmo rifarci l'intera vita così. Sì, perfetto. Siamo alla massima potenza. Ora ragazzi possiamo andare giù in palestra. Dovrei aver esplorato tutta la città in teoria. Non dovrei aver dimenticato nessun edificio. Forse la pensione giù potrebbe nascondere qualcosina. Facciamoci un salto, ma proprio veloce. Questo audio non mi piace per nulla. Ok, magari da questa parte qua mi sembra abbastanza interessante. No, invece non c'è nulla. Ok, perfetto. Possiamo andare a sto punto, ragazzi, veramente... Ho sbagliato strada, però. Possiamo andare ufficialmente verso la palestra. Ora che abbiamo la vita ricaricata, abbiamo anche un antidoto... Oddio, mi sto inceppando. Ora che abbiamo anche un antidoto dietro, dicevo, possiamo provare ad andare in palestra. Ok, eccoci qua. Quella è chiara e quelli lì sono i maledetti sotterranei. Siamo a 9 minuti, ok, possiamo farcela. Vediamo un po' cosa da dirci. Quindi, ecco qua. Laggiù c'è questo artefatto? Sì,
L'artefatto è un sacco di cadaveri. Devi fare attenzione quando entrerai. E te? Non verrai con noi? Ci sono un sacco di nuovi zombie in città. Milton e io proveremo a liberarci di loro. A quel punto verremo ad aiutarti. Non mi piace questo piano. Ethan, tu e il tuo Pokémon di tipo fuoco avete delle chance molto più alte, te lo prometto. Ti seguirò appena sarà possibile. Non ti lascerò là sotto. Andiamo, Brando. Sono molto spaventato, sì, anch'io. Anche perché Chiara non mi convince con questo suo piano. Sono troppo abituato a colpi di scena. Madonna, che bello sto posto, però. Ok, fermi, fermi, fermi. Ok, Chiara se n'è andata nel frattempo. Occhio a sta merda. Vieni qua, 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 vieni qua. Ma che cos'è uno slowpoke? Vieni. Oh! Ok, via, via, via. No, raga, non voglio assolutamente perdere vita. Non voglio assolutamente perdere vita. Anzi, adesso sapete cosa vi dico. Sapete cosa vi dico adesso? Che appena posso cerco di salvare. Tipo, qua non posso salvare. Sì, vaffanculo, posso salvare, a posto, perfetto. Un problema ce lo siamo tolti. Vieni qui, ok, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Tanto dovrebbe esserci un altro colpo. Dai, non fare il timido. Ok, perfetto, è il primo andato. Cos'è sta roba qua? È una cazzo di valvola dell'acqua. Credo almeno. Oddio, non so cosa sia, non voglio saperlo probabilmente. Ok, questa qua è slash, volendo. Sì, perfetto. Merda, no! Oh cazzo! Oh cazzo! Vieni qua! Vieni qua! Oh! Madonna, mi si è buggato tutto! Tra l'altro, no, no, non è la prima volta che succede, raga. Però minchia, mi sono cagato addosso! Vieni qua! Mannaggia a te! Guardalo sto miau! Qui, qui devi venire, qui! Ok, perfetto! Era scappato, ma ragazzi, si è ammazzato da solo! Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ho sentito un mugugnito che non mi è piaciuto per nulla. Minchia, se mi trovo uno stronzo che corre più degli altri, veramente sclero. Ok. Vaffanculo. Però se mi eviti i colpi a caso, frate. Ok. Ok, stiamo per liberarcene probabilmente. Manca un colpo. Io, raga, ho paura di utilizzare Scratch perché. No, che non è più Scratch, tra l'altro, dovrebbe essere Slash adesso. Ho paura di utilizzare lacerazione perché vedete che già con braciere, se fallisco, perlomeno sono a distanza di sicurezza, insomma. Allora, lì ci sono delle scale, ma. Oh! Questo non c'ha la testa! Oh santo Dio! Oh santo Dio! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Minchia, che infarto. A parte che cioè, la testa è in 2D. Complimenti ai creatori, veramente. Oddio, quanto regge, tra l'altro. Ok, perfetto. E quella testa lì te la puoi attaccare non so dove, ma da qualche parte sì. Raga, quelle scale lì messe così, come facile via di fuga, mi puzzano tanto. Quindi aspettate, voglio avere il quadro generale della situazione prima di proseguire. Vieni qua. Dai, non farla merda, vieni. Ok, perfetto. Perfetto, seccato anche questo. C'è pure il raffreddore, mannaggia a me. Ok. Barry, perfetto. Questa ci tornerà utile. Ottimo. Raga, mi puzza tanto di boss finale. Ok, calma. Salvare ovviamente qua non se ne parla. Mi puzza tanto a sto punto, raga, di boss finale perché ci sta mollando di rimedio. Provo a salire un attimo qua. Professor Chen? Oppure c'è scritto Hen? Non lo so, raga, penso sia Chen, ma non sono sicuro. Ok. Adesso ci sono queste scale, scendiamo. No, 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 ti odio, mannaggia a te, ti odio. Fammi fuggire. Ok, perfetto, sapevo che la situazione si sarebbe decisamente complicata. Madonna, cos'è questa roba, sto orgasmo, Dio buono. Allora, ti prego, con calma, eh. No, non fare il coglione. Vieni qua, non fare il pirla. Vedi di morire, merda, 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 merda. Madonna, raga, che tensione. Siamo a 14 minuti. Bastardo figlio di tre. Muori. Quanto cazzo. Oh, Madonna, oh, quanto minchia è forte sto coso. Tra l'altro,
Mi auguro che le tombe non nascondano nulla di importante. Tu non stai. Ok, raga, questo qua mi sembra stia abbastanza tranquillo. Ok. Proviamo. Ok, perfetto, raga. Slash è molto forte come mossa. Slash, slash, lacerazione. Insomma, chiamatelo un po' come volete. Questa tomba, tipo, d'oro, non so perché, ma mi puzza. Ah, cazzo, mi ha quasi preso sta merda. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Stavolta ti faccio slash di cattiveria. Ok, perfetto. Madonna, è comoda sta mossa, però mi prendo un coccolone ogni volta che la uso, davvero. Ok, lì ne ho già visto uno. È un Houndour, non dovrebbe crearmi problemi. Di Houndour ne ho affrontati abbastanza durante sto gioco. 4, perfetto. Colpito da dietro come un vigliacco che scappa. John Frog, maledetto. Tu e la tua stirpe infame. Che mi hai tradito in sta serie. De merda, minchia, sto pure sbagliando tasto. Sto pure sbagliando tasto. Muori, ti prego. Merda, non... Vedete che io c'ho caga a utilizzare slash. Datemi del fifone, ma io c'ho caga, Cristo. Se poi fallisco io perdo vita qua. Guardalo! Vieni qua. Ok. Ok. Olè, perfetto, possiamo proseguire. Siamo 15 minuti, non stiamo andando neanche malissimo in questo momento. Ok, qua è dove c'era prima John Frog. Minchia, un'altra scala. La paura, raga, comincerà ad arrivare quando si spegnerà la musica e... Cristo Dio. Vaffanculo, lo sapevo. Guarda, mi ha mollato una laggata allucinante il gioco e... No, aspettate, cazzo, ho sentito... Ok, questa qua dovrei giocarmela abbastanza bene. Ok, ho sentito il veleno. Ho sentito il fottutissimo veleno. La cosa non mi piace per nulla, mannaggia, no, che sbatti. No, 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 che stronzata allucinante. Minchia, mi sono chiuso, mi sono chiuso, mi sono chiuso. Vaffanculo, lo sapevo. Ok, devo giocarmela con calma. Fermi, 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 fermi. Questa l'ho subita tanto. Quanti PS siamo? 22 su 25. Spero di trovare un'altra bacca prima della fine, raga. Madonna. Cazzo, questi qua sono pure in due, mi sa. Allora, vediamo di seccare abbastanza velocemente questa qui. Porca troia, guarda che stronzo che sono. Mo mi sa che mi arriva prima il marinaio, però. Per forza, uno, due. Oddio, ho preso quella dietro perché il marinaio ha schivato. Non sono mai stato così contento di sbagliare un colpo. Però devi morire, ok. Siamo a 21 PS. Fatemi trovare una bacca, vi scongiuro. No, invece mi fanno trovare uno stronzo col sangue in testa. Vieni qua. Ok, uno, due. Avete visto comunque, ragazzi, perché io non volevo utilizzare slash? Perché ditemi che non saprò giocare, ma io, cioè, sbaglio quando utilizzo. Perché si è nascosto sto stronzo infame? Vieni qua. Ok. Ok, ci siamo. Siamo a 21 PS. Non... Poteva andare peggio, mettiamola così. Le aspettative erano... Minchia, scale. Aiuto. No, 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 ti odio. Cancro, ti odio. Minchia, se mi avvelena qua è finita, raga. Vaffanculo. Ah! Ok. Mer, siamo pure a 19. Cristo, che nervoso. Guarda che roba, minchia, se mi avvelena adesso faccio prima a uscire a spegnere la ROM, davvero. Vieni qua. Vieni qua, ok, minchia, come ho fatto a evitarlo, non lo so neanch'io, raga. Dio mio. Oh, vieni qui per piacere, non fare il merda. Tanto adesso un altro colpo dovresti schiattare, in teoria. Ok, vaffanculo, allora sei stronzo. Raga, adesso neanche una bacca mi basta, Dio buono. Per rifarmi tutta la vita, intendo. Cioè, poi andrò da 24 a 25, non è che cambi molto, però minchia, col full vita io, raga, cioè, so che comunque non ho nulla da perdere. Vieni qua. Vieni qua. Che cazzo spari il veleno contro il muro? Ma sei scemo o mangi i sassi? Vieni qua. Oh, forse si è accorto che c'è qualcun altro oltre a... Ma tra l'altro oltre la croce può sparare, no? Mi sa. Ok. Vieni qua, maledetto infame. Vieni. Ok. Spappolato nel nulla. Madonna di Dio. No,
No, io c'ho paura di utilizzare slash. C'ho paura di utilizzare slash, perché poi avete visto che si bugga tutto, no? Allora, fermi, dov'è? Come cazzo ho fatto ad arrivare fino a lì? Allora, devo cercare di attirarla qui. Poi da qui cercare di... Ok, sono riuscito anche a prenderla così, mi fa piacere. Oddio, solo tre. Minchia, sto sentendo altri stronzi. Questa è una recluta dei Rocket, vieni qua, vieni qua. Devo fare attenzione alla barra blu che me l'avete detto tipo in 13 durante sta serie. Ok. Madonna. Allora, fermi, sto sentendo un altro scorreggiatore di veleno. Dov'è? Eccolo lì. Ladro maledetto, vieni qua. Vaffanculo, l'ho pure mancato. Ma spararvi da soli voi due non ci avete mai pensato? Ok, vieni qua. No, ratata, vieni qua, ratata. Vieni qua che se secco te sei un problema in meno, va benissimo. Ok, sali su, perfetto, uno è andato. L'altro merda deve morire adesso. Ok, e uno è andato. Ma vaffanculo, guardate se poi uno non deve sclerare in cirillico. Bravo, spara. Ok. Indietreggia, 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 che la merda spara poi. Vaffanculo, guarda come cerca di pigliarmi per il culo. Vieni qua. Ok, perfetto. 21, ma sì, raga, cazzo me ne frega, taglio in due episodi. Ok, mi sa che ci stiamo avvicinando, raga. Oh, oh! Raga, questo qua si è messo a correre! No, che bastardata, ma come faccio io da qua, mo? Ma che roba, ma che roba! Spiegatemi come faccio io a sconfiggere. Devo utilizzare per forza slash, non è con molta scelta. Va che roba, Cristo buono. Cristo Dio, Cristo. Guarda, guarda, dai. Ma non puoi fare una roba del genere. Ma devi essere proprio infame per fare una roba del genere. Ma questa chi la conosceva? Questa chi la conosceva? Chi ti conosce? Ma perché sei arrivata qua? Quanti PS ho? Un PS? Cioè dovrei battere un boss, un Pokémon leggendario zombie con un PS. No, va bene, eh. Certo, tanto mi chiamavano l'ammazzatore di zombie alle scuole medie. Dio mio. Guarda il ciccione maledetto adesso. E adesso schiva i colpi! Schiva i colpi! Occupa una massa più grande della Corsica e schiva i colpi! Dio mio, vieni qua! Cancro! Io cosa sto andando avanti a fare che tanto schiatto, raga? Cioè, voglio dire, parliamoci chiaro, non ce la farò mai, guarda, oh, minchia, che aborto. Vieni qua. Madonna, non ti si può vedere neanche tua madre quando sei uscito. T'ha guardato in faccia da quanto sei brutto. Vieni, uno, due, oh, due addirittura, no, tre, perfetto. Dio mio. Adesso tutti facili, no? Adesso che ho un PS mi fai penare con della gente che ha i ritardi neurologici. Uno, due, tre, quattro. Madonna. Mi gratta il naso, ma si può. Andiamo a affrontare il boss con un PS. Va bene così, mi piace. Cos'è sta roba? Evviva! Ora ne ho sei! Esulto male! Cioè, raga, voglio dire, nel senso, a sto punto, andiamo. Perdiamo e rifacciamoci il gioco, voglio, cioè rifacciamoci questa parte, voglio dire. Ok, è arrivata Chiara, minchia. Dammi una restore, qualcosa, ti prego. Sono così nervoso, anch'io. Godo!
Non godo più. Oh, minchia, ma cazzo, scherzavo. Scherzavo, ammazza se scherzavo. Ok, rimani lì e schiatta, che mi sei sempre stata sul cazzo dall'infanzia. Va bene così.